Vogliamo vincere le sfide che ci propone la rivoluzione digitale, accorciando le distanze tra amministrazioni e cittadini. Così l'assessore regionale Vittorio Buglia ha aperto a Siena il 5 ottobre scorso la penultima tappa di Toscana Digitale, il tour nei territori per costruire in maniera partecipata e condivisa con pubbliche amministrazioni, esperti di settore, agenzie di pubblici servizi e innovatori, l'agenda digitale toscana. La Toscana, tra l'altro, è tra le prime regioni in Italia ad aver investito risorse consistenti nel digitale e proprio nella città sono in partenza ben 14 cantieri per la banda ultralarga. La provincia di Siena, diciamo, c'è Siena Comune che ha sempre investito tanto in questa direzione. Ha 14 comuni nella prima fase degli investimenti della banda ultralarga. Sono comuni piccoli, rurali spesso, ma che però hanno l'abitudine di stare insieme anche su queste cose, e quindi è un penso che la giornata di oggi ci porti un buon contributo. Una Toscana dunque più smart, connessa, ma anche più vicina al cittadino grazie al digitale. Crediamo molto nella possibilità che un'infrastruttura come la banda larga, sapete che Siena ha al proprio interno già una coperta da fibra, la possibilità appunto di ridurre la distanza fra il comune, gli enti pubblici in generale e i cittadini. È una grande occasione per far sì che un grande ventaglio di servizi possa direttamente entrare nelle case dei cittadini e che in maniera molto più comoda rispetto a quello che succede adesso ne potranno usufruire. Tra il pubblico in sala diverse imprese, start-up del territorio, associazioni di categorie, amministratori locali, partecipanti si sono poi divisi in gruppi di lavoro su quattro grandi temi legati all'agenda digitale, infrastrutture e piattaforme, servizi online Open Toscana, Smart Cities, nuova comunicazione pubblica, un confronto che è stato anche l'occasione per conoscere il lavoro fatto sul digitale da alcune realtà del territorio, tra queste c'è la Viditrust che realizza etichette intelligenti. Noi ci occupiamo in particolare di servizi di anticontraffazione basati su etichette intelligenti o package intelligenti che possono essere un valido strumento da adottare sia dal punto di vista aziendale per proteggere i propri prodotti e quindi in qualche modo differenziarsi da chi questa sicurezza non la dà al consumatore e appunto il consumatore che può acquistare prodotti di qualità, diciamo così, essendo sicuro di ciò che acquista. E poi c'è chi, lavorando per il mondo dell'informazione con il servizio di rassegna stampa, ritiene fondamentale l'utilizzo delle tecnologie digitali, ce lo conferma anche una realtà che ha sede a Siena, la Ypress. Le notizie vengono pubblicate in tempo reale sulla rete e quindi sono accessibili in tempo reale. E quindi per noi che ci occupiamo di trattare l'informazione, questa fonte che è la rete, i social in questo momento che stanno diventando sempre più importanti per trasmettere l'informazione, ecco, senza la rete questo tipo di trasmissione dell'informazione non potrebbe esistere.